Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati a bordo della mia autovettura, una Toyota Ego. Oggi voglio parlarvi di questo dispositivo, il TopDome ArtiLink 500B, un dispositivo OBD2 che quindi ci permette di monitorare eventuali errori nella nostra autovettura, ma che ha una doppia funzione. Infatti, oltre ad essere un normale OBD2, ci dà la possibilità di monitorare e di controllare, quindi fare la diagnosi della nostra batteria. Quindi ci dà la possibilità di capire se la batteria è carica ma ha uno stato di salute che non va bene. Tante volte succede di avere dei problemi in auto, quindi la macchina che non si avvia, nonostante la tensione è elevata, proprio perché lo stato di salute della batteria non è sufficiente. E questo dispositivo ci permette quindi di avere un'analisi completa di come sta la nostra macchina. Possiamo vedere eventuali errori nella centralina, possiamo cancellare eventuali errori che sono stati risolti o che non vogliamo più segnalati e possiamo soprattutto monitorare la batteria. Vediamo come si comporta, ovviamente vi lascerò tutti i link, eventuali codici di sconto giù nel primo commento nella descrizione, ma vediamo appunto questo dispositivo cosa è in grado di fare. Diamo innanzitutto un'occhiata alla confezione. Si tratta di una scatola con l'illustrazione, il nome ovviamente del prodotto, quindi ArtiLink 500B. OBD2 scanner e battery tester. Nella parte posteriore troviamo alcune informazioni per quanto riguarda i tipi di batterie che è possibile analizzare, quindi batterie normali al piombo, AGM, GL e FB, sia batterie 12 che 24 volt. All'interno della confezione troviamo anche questa borsettina morbida, quindi in tessuto, ma rinforzata con alcune parti rigide e due scompartimenti all'interno. In uno andrà messo il dispositivo, nell'altro scompartimento invece i cavi. E nella parte posteriore abbiamo questa retina nella quale troviamo sia un manuale di istruzioni che una guida rapida. Il manuale di istruzioni in forma cartacea è solo in inglese, invece la guida rapida è scritta in italiano. Comunque, come vediamo qua in alto, dicono che per rispettare l'ambiente evitano di fornire tutti i manuali in tutte le lingue, ma forniscono comunque sul sito del venditore i PDF in tutte le lingue. Ma continuiamo a guardare quello che troviamo all'interno della confezione: un cavo USB per poter collegare anche al computer, perché è possibile poi creare anche del report di quello che il dispositivo rileva. Troviamo questo cavo che io ho già collegato, si avvita, ora vi farò vedere come, che serve per il collegamento OBD2 e guardate, abbiamo anche un potente LED che ci serve di individuare dove collegare questo spinotto, perché in alcune autovetture è nascosto, quindi in questo modo riusciamo ad intercettarlo molto meglio. Poi, a proposito di cavi, abbiamo anche questi che servono per fare la diagnosi della batteria. Come sempre, top down, ottima qualità in tutti i componenti, quindi sono fatti di una plastica molto resistente, ben definiti e la molla dà una buona forza. Anche la lunghezza dei cavi è abbastanza lunga per poter raggiungere l'interno dell'abitacolo. Solitamente in tutti i tester, quindi per la diagnosi della batteria, ho avuto i cavi corti ed è impossibile utilizzare delle prolunghe o altri cavi perché questo altererebbe la lettura. Quindi in questo modo possiamo utilizzarlo molto più facilmente. Adesso però colleghiamo direttamente l'OBD e diamo un'occhiata al dispositivo. Guardate quanto illumini, effettivamente è utile questa lampadina. Quindi si collega direttamente, io ormai so dove è posizionato, quindi direttamente lo inserisco. Si accende il dispositivo, compare questo logo che ci dà il benvenuto, quindi avvio il motore e vi faccio vedere quello di cui è capace questo dispositivo per quanto riguarda però per adesso l'OBD. Allora, abbiamo come vedete diverse icone, abbiamo sia le impostazioni che ci permettono di cambiare la lingua, di togliere il cicalino, io l'ho rimosso perché non mi piace, mi dà fastidio, e questa è la funzione battery test che ovviamente richiede l'utilizzo degli altri cavi. Quindi andiamo direttamente su IM, possiamo andarci sia da qua che cliccando, spostandoci con questi comandi che sono gommati ma non sono retroilluminati, hanno semplicemente questa stampa sul tastino, quindi in caso di scarsa visibilità non viene facilissimo da utilizzare, ma è difficile che un dispositivo del genere si utilizzi al buio. Comunque andiamo su IM, come vedete abbiamo direttamente un'analisi, adesso vedremo cosa è supportato, cosa non è supportato, se rileva errori, eccetera. Quindi in questo caso non abbiamo errori, però abbiamo alcune cose che non sono supportate. Quindi questo sarebbe da fare prima di utilizzare il nostro dispositivo. Come vedete qua abbiamo un LED che adesso è di colore verde e in base al tipo di problema, quindi se rileva errori temporanei, si accenderà il LED di colore giallo. Se non ci sono problemi, come in questo caso, di colore verde, altrimenti si accenderà di colore rosso.
Quando utilizzeremo il tester per la batteria, invece, staranno ad indicare il livello di carica, quindi batteria buona carica, batteria da ricaricare e batteria da cambiare. Usciamo con exit, allora, e andiamo direttamente su OBD. Vi farò vedere poche cose, perché dobbiamo fare la prova con due funzioni, quindi non voglio trattenervi troppo e vedere tutte le minime cose. Allora, in questo caso sta facendo, è già finito di fare tutto il controllo, mi dice che è supportata, quindi diamo ok. Ok, adesso possiamo vedere eventuali codici di errore, quindi dando ok, sta facendo un'analisi e il veicolo non presenta errori. Torniamo indietro e la voce successiva ci permette eventualmente di cancellare errori che in questo caso non sono stati rilevati, quindi non avrebbe senso. Questa è la stessa voce che abbiamo ottenuto andando su IM, quindi possiamo raggiungerlo direttamente dall'icona, possiamo premere questo tastino oppure possiamo dare ok e avremmo la stessa schermata, quindi usciamo e andiamo su parametri. In questo modo possiamo vedere tutti i parametri, oppure possiamo decidere di selezionare e vedere solo quello che ci interessa, e possiamo vederli sia in forma testuale che sotto forma di grafico. Quindi prima vi faccio vedere tutti i parametri. Ok, nel giro di circa 6-7 secondi sono comparsi tutti i parametri, quindi si è aperta questa schermata e come vedete, però in lingua inglese, abbiamo queste informazioni con tutti i vari valori per quanto riguarda i giri, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo esattamente 18 informazioni sul nostro display. Però questo in forma testuale. Quindi per esempio guardiamo i giri del motore. Se io accelero adesso, come vedete, salgono, variano alcuni valori, però se mi interessa vederne solamente due, ad esempio, adesso avremo solo questi due valori, quelli che ci interessano, la temperatura dell'aria e il numero di giri del motore. Andiamo ancora indietro, selezioniamo qualche altra cosa. Come vedete abbiamo qua diversi valori che vanno cambiando e possiamo vederli anche sotto forma di grafico, quindi facciamo anche questa visualizzazione. Andiamo sulla terza voce, come vedete è impostato in italiano, però alcune voci sono in inglese, comunque comprensibile. Allora, guardate, in questo modo abbiamo il grafico con due colori che però si somigliano, abbiamo solamente l'arancione e il rosso. Non si distingue effettivamente benissimo, devo essere sincero. Il rosso e l'arancione si somigliano, però se si fa attenzione, come vedete, si riescono a distinguere. Sarebbe stato meglio se avessero utilizzato due colori completamente differenti. Comunque, guardando ad occhio nudo, sicuramente si riesce a distinguere meglio che dal display. Sono due colori simili, però si distinguono, dai, si riesce a vedere. Però ripeto, se fossero stati due colori differenti, sarebbe stato sicuramente meglio, con un contrasto maggiore. Nonostante tutto, è giusto farvi vedere che si somigliano tantissimo. Adesso guardiamo qualche altra cosa, quindi andiamo su exit. Con la voce successiva possiamo vedere i frame che abbiamo deciso di congelare. In questo modo invece riusciamo a fare il test della sonda Lambda, bancata 1, bancata 2. Andiamo ancora indietro, info dell'autovettura, e anche in questo caso ci compaiono alcune informazioni. Questo per quanto riguarda l'OBD, quindi se avessimo per esempio un errore potremmo semplicemente cancellarlo e avere la nostra autovettura senza la spia gialla, perché nel caso in cui si tratti di errori temporanei, errori che abbiamo provocato noi staccando qualche connettore eccetera e l'abbiamo ripristinati, comunque la nostra autovettura continuerebbe a segnalarcelo, ma tramite questo dispositivo potremmo cancellarli. Ora diamo un'occhiata anche alla funzione di tester per la batteria. Quindi disconnettiamo il cavo OBD e connettiamo il cavo per la batteria. Colleghiamolo alla batteria e facciamo il test. Ok, anche in questo caso si accende, però avendo i cavi così lunghi mettiamoci all'interno dell'abitacolo e lavoriamo più comodamente. E allora, come vi dicevo poco fa, i cavi devono essere collegati correttamente, non è possibile utilizzare prolunghe, tant'è che adesso mi ha dato alcuni errori perché, non essendo collegati correttamente i morsetti, mi avvisava e mi ha avvertito appunto che i morsetti, nonostante il dispositivo lo accendesse, comunque non erano posizionati come richiedeva lui, altrimenti potrebbe andare ad alterare eventuali letture. Quindi diamo ok, facciamo test batteria, mi chiede che tipo di batteria è, e questa è una batteria regolare, diciamo che è una batteria EN420. Diamo ok, fa l'analisi e mi dice che ha uno stato di salute buona all'84%, ricarica 12.81,
resistenza interna 7.20, quindi una batteria normale 420 EN. Questo per quanto riguarda il test rapido. Possiamo anche fare però prova a gomito, carica di prova e test di sistema, che le traduzioni non sono proprio il massimo, quindi facciamo prova a gomito, avviare il motore, compare un timer, ok, adesso mi compaiono le informazioni, quindi buono, avviamento basso, mi dice il tempo impiegato e il voltaggio minimo. Adesso facciamo anche un'altra prova, diamo ok, per favore accendere il motore, premere ok per continuare, ok. Ok, tenere spenti tutti gli apparecchi elettrici e aumentare i giri a 2500. Quindi io adesso tutto spento, ho staccato pure il, come sentite, sia la dashcam, radio, tutte cose. Portiamo a circa 2500. Ok, adesso non mi dice più di accelerare, quindi premere ok per continuare dopo aver acceso fari eccetera. Io ho acceso i fari, accendiamo anche lo stereo e colleghiamo pure, ok, abbassiamo. Allora adesso ho acceso praticamente tutto, premiamo ok, fa un'analisi, avete sentito pure la spia del dashcam. Quindi anche in questo caso carica normale, caricato 14.1, scaricato 14.27, ondulazione 13. Test di sistema, quindi l'ultimo comando. Tensione troppo alta, rimuovere la carica superficiale, per esempio accendere i fari. Va bene, quindi io spengo innanzitutto il motore, abbiamo tutto acceso, diamo exit, ok, avviare il motore. Allora ragazzi, ma scusatemi, ma sono stato invaso da un centinaio di foglie che sono entrate dentro la mia macchina. Allora ripartiamo. Test di sistema, ok, batteria regolare N 420, analisi, avviare il motore, spegniamo di nuovo tutto. E anche in questo caso, dopo aver fatto un'analisi del sistema, quindi con il motore acceso, motore spento, fari accesi, fari spenti, avviamento del motore eccetera, mi dà un risultato della batteria che è buona, per fortuna. Avviamento, quindi mi dà tutti i vari risultati, mentre in quel modo potevamo fare un'analisi per volta, con il sistema riusciamo a fare tutte le analisi in sequenza, quindi perfetto, batteria in buone condizioni. E comunque questa di poter fare il test con il cavo che proviene direttamente dal motore senza dover scendere dalla macchina è sicuramente una figata, è una cosa molto comoda farlo direttamente all'interno dell'abitacolo. Se abbiamo un'officina, possibilmente con il cliente seduto accanto a noi, gli mostriamo direttamente quello che compare, oltre a poter lasciare un report cartaceo perché è possibile stamparlo, sia per l'OBD che ovviamente va fatto dall'interno dell'abitacolo, che per quanto riguarda il discorso del test della batteria. Sicuramente comodo e sicuramente un dispositivo che funziona con due modalità. Ragazzi, detto questo, io ovviamente vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione, spero che il video vi sia piaciuto, se vi piace il prodotto andate a dare un'occhiata nel link che vi lascerò sperando di associarlo a un codice di sconto, non mi rimane che invitarvi ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace qua giù cliccando sul pollicione all'insù, cliccate sulla campanella, cliccate anche sul tastino iscriviti e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!